Volentieri. Allora, il posto che ci rimarrebbe sarebbe questo. C'ho qualcosa, dimmelo. Sì, ci rimane questo, che sembra un posto carino. No, sono troppo curioso, ragazzi. Oh, oh. Più posti. E non devo perdermi, aspettate. Ok, sono qui. Ho 7 torce, ragazzi, non posso più di tanto. Ok. Qui mi ricollego da qualche parte. Che è? Ah, ho capito. E qui si gira intorno a parte dove c'era spawnato lo scheletro. Ok. Perfetto. Qui torniamo un attimo indietro dove eravamo prima. Ok. E quindi abbiamo setacciato questa zona. Ci rimane quegli altri due, diciamo, buchi lì. E ho capito tutto. Perfetto, perfetto, perfetto. Io torno su nel modo più. Ah, qui era dove avevamo fatto il coso, se mi ricordo. Qui. Sì. Ok, io tornerei sulla vecchia maniera. Non ho tanti materiali, però. E questo mi dispiace un po'. Perché mi dispiace. Mi farà soffrire. Ok. Magari qui abbiamo qualcosa. Possiamo magari sfruttare quello che abbiamo già fatto. Direi proprio di sì. Vai. Ok. Siamo ancora un po' troppo bassi, eh. E ho paura tanto che sia già notte perché. Non sento tutti. Sento scheletri. Sento zombie. Sento di tutto, ragazzi. Oppure che sia un beast del culo del che è successo già l'altra volta. E non voglio che non sia così. Tanto sta digerendo lo zombie, si sente. Ci sentiamo tutti, vergognati. E mi sa che tra queste risate, tra virgolette, proprio poco succederà qualcosa di brutto. Ok, ci sono. Devo trovare il posto adesso, ok? Qui. Ok. Ho posto allora, qui. Ok, ci sono. Magari una torcina qua in entrata. E ragazzi, cos'era qualcosa? Uno scheletro, via. Non ne voglio sapere proprio. Via ragazzi, non ne voglio proprio sapere. Andiamo alla torre scala. Guardate quanti sono i mob. Quanti sono i mob? No, vi prego. Non mi raggiungi? Sono più veloce? Mangia la polvere! Che belle però avere le torri, ragazzi. Mi piace come idea che ho avuto, eh. Tra poco comincerò nemmeno a correre. Sono proprio affamato anche. Bistecca, veloce, 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 veloce. Ok. Fatta. Fatta? Speriamo. Che belle intanto. Ora sì che crescono quelle belle torce. Guardate che belle. Perfetto, dobbiamo essere tornati. Deve essere tutto un lieto fine. Spero. Ci siamo? Siamo a casa? Sì, perfetto, ragazzi. Che belle parti. Tra recinti, avventure, mamma mia. Non mi hai seguito, vero? No, perché non sono l'unico a sentire gli zombie, vero? No, perché non serve una bella cosa, tanto per dire. Io direi di dormire. Ora. Ah, oh, fatta. Mamma, ragazzi, che paura. Pensavo fossero andati in casa, perché non è molto sicuro, in effetti. Sono i ranni, ci sono. Sono proprio qua sopra. Sentite. Tu. Che muoiono, qua c'è l'inferno. Questo mi importa, sinceramente.
Ah, è morto perché c'era. Avete sentito il rumore della morte? Perché c'è il fuoco del giorno, vero? Sbagliami, mi è caduto dal cielo qualcosa. Tipo un drop del ragno. Vediamo. No, me lo sono sognato. Ok, ragazzi. Oh, no, niente. Oh. Perché questi rumori? Sembra uno che russa. Qui sembra uno che rutta. Ma non è troppo importante. Ok, qui crescono abbastanza bene, ragazzi. Io direi che per queste parti può essere tutto. Spero vi siano piaciute. No, dai, altri 5 minuti ci starei. Ci starei, ragazzi, perché. Ecco, voi magari state vedendo tutto. Sono spezzettato, quindi magari sta parte per voi sta durando tipo 5 minuti, boh. Però in realtà, ragazzi, vorrei fare un'altra cosa mentre. Ok, aspettate, perché qua. Intanto non riesco a capire dove sono. Questi scheletri o quello che è. Volevo farmi, appunto, qualcosa col ferro. Ah, che bello il rumore di quando ottieni qualcosa. Ok, mi farei intanto delle cose utili. Io posso farmi la cesoia. Posso farmi un secchio. Tanto uno solo, ragazzi, uno per di tutto. Posso farmi, come abbiamo detto, la spada di ferro. Eccola qui. Eventualmente, no, caro Minecraft. Eventualmente, così vedete anche voi cose interessanti, no? Un piccone di ferro quanto fa? 4 danni. Questo 3 qui non è che c'è tutto sto guadagno, in effetti. È più veloce, lo so, ragazzi, però nel frattempo solamente la spada per necessità le tengo di ferro. Il resto vediamo un po', ragazzi, cosa fare. Vediamo un po'. Le tolgo tutto, ragazzi, tanto anche il secchio, ma sì, anche la spada, ma sì. Tanto adesso, ragazzi, finisce la parte. Come detto, sarà fuori dalla parte che. No, anzi, no, questa la tengo. Fuori dalla parte, ragazzi, che. Ma insomma, ci teniamo. No, ok, scusate se sto un po' parlando con me. Tra me e me. Vabbè. Bene. Quindi, ragazzi, fuori dalla parte magari prenderò qualche materiale scavando così a caso. Per fare appunto il progetto della casa, ragazzi, perché tanto non riesco a capire da dove fanno tutti questi rumori. Magari una grotta sotterranea e credo proprio sia così. Comunque, ragazzi, nelle prossime parti cosa faremo? Daremo le illuminazioni proprio ufficiali con i cartelli. Quindi crafterò, ho detto, crafterò. Scusate, crafterò anche i cartelli. No, io sono troppo curioso. Qua, mi sa. C'è nulla. Non c'è nulla, ragazzi. E io non c'ho il materiale. Sono stupido. Io lo sento vicinissimo, però. Mamma, che spavento. Cioè, io li sento comunque vicinissimi, ragazzi. Cioè, non so voi. Vabbè, questo mistero, ragazzi, che spero di scoprire nelle prossime parti perché è veramente inquietante continuare così. E bene, io direi che ragazzi per questa parte può essere tutto. Mi raccomando, tanti bei pollici in su, commentate, condividete, iscrivetevi. E io nelle prossime parti, ragazzi, faremo meglio recinto, quindi lo concluderemo, daremo le illuminazioni con i cartelli a tutte le nostre torri, tutte le nostre cose, è davvero una cosa molto bella e divertente. Faremo magari altri scavi con la sabbia, con tutto per fare il vetro e fare cominciare, ragazzi, quindi il progetto della casa nuova e in generale del nostro ponte che ci collegherà qua e tutte le cose. Quindi, ragazzi, una figata, un sacco di cose, tutte in poche parti. Qui non è ancora finito. Comunque, ragazzi, io vi saluto, mi raccomando, mi piace, iscrivetevi, commentate e un saluto a tutti, ragazzi, dal vostro Corazzenuto 9. Ci becchiamo con un nuovissimo video. Ciao ciao!